Gemellaggio col Festival Tutte Storie, qua mi vedete nella, forse c'è un po' di brusio, di vocio. Sono nella manifattura, l'ex manifattura Tabacchi, dove ha sede il Festival Tutte Storie. E alle spalle, infatti, c'è l'ingresso di uno degli edifici del festival che noi abbiamo scenografato. Gemellaggio si potrebbe dire cuginaggio, non esiste il verbo cuginare. È bello essere cugini di un altro festival, perché siamo figli di zii. Gli zii sono la cultura del libro, ecco. Anzi, oltre che gemellaggio, mi è venuta un'altra figura. Mi è capitato in due o tre occasioni di essere quasi ostetrico di festival. Nel senso che non è che li faccio nascere, un ostetrico non fa nascere, ci pensa la mamma, aiuta. Cosa è successo? Che forse 11, forse 12 anni fa, a cena con Milena Tancredi e Peppino D'Urso, Milena mi ha detto, io andavo già a Foggia a fare incontri nella rete Penelope con le scuole, forse da 5 anni, forse sono 15 anni che vado a Foggia a fare incontri. Avevo visto nascere, come capita in molti altri luoghi, da una scuola che fa gli incontri, poi si associano le insegnanti che si appassionano, poi arrivano dei genitori, si creano questi nuclei, nasce piano piano per aggregazione una piccola comunità intorno a una grande biblioteca, la Magna Piccola Capitana Minore, è grande, dei libri dei bambini, per cui ho scritto anche una filastrocca. Queste comunità crescendo a un certo punto, come le piante nei vasi, chi le cura sente che è il momento di trapiantarle, svasarle e metterle nella terra per farle crescere di più. In questa cena con Milena e Peppino, Milena aveva detto: ma chissà, potremmo forse anche fare un festival. Mi è capitato altre volte di vedere queste comunità in questo momento di crescita, no? Una muta quasi. E ne abbiamo parlato. Io facevo il Festival Tutte Storie da molti anni. Ed eccoci qui che sono già 10 anni che quel festival. Sono stato una specie di zio ostetrico, ecco, e ne sono molto felice e orgoglioso. Quello che ho da dire in versi sul Festival Book, l'ho scritto nell'inno. Se non si fanno i compleanni non si cresce mai, dice l'inno. Sono importanti i compleanni. Quelli delle cifre tonde come i 10 anni. Ma ogni festival, ogni anno in fondo è un compleanno. È il compleanno di quella comunità che ogni anno si allarga, fatta da bambini lettori, le famiglie dei bambini lettori, le maestre, i librai, i bibliotecari, tutta quella compagnia bella, si direbbe, che si forma e che cresce intorno a queste iniziative di promozione della lettura. Queste comunità lavorano tutto l'anno, ognuno cresce tutto l'anno, non è che cresce solo il giorno del suo compleanno. Lavorano, leggono, giocano, sognano tutto l'anno. Poi c'è un giorno, 3-4 giorni all'anno che fanno il compleanno, cioè fanno il festival. È una festa il festival. Semplicemente è una festa, come dice la sua parola, il suo nome. Allora, 10 anni di compleanni sono una cifra ancora più tonda. Io quindi, felice di essere stato a Foggia tutti gli anni prima, di aver contribuito nel mio piccolo a far nascere e crescere questa piantina che poi bisognava travasare perché dovesse crescere, spostarla in un terreno più grande. E faccio gli auguri, li ho già fatti con quella canzone, faccio gli auguri a Milena, glieli farei con la filastrocca intera, ma prendo troppo tempo. E qua dal Festival Tutte Storie, che quest'anno sarà dimezzato, se non di più, nel numero degli autori e nelle partecipazioni del pubblico, con i distanziamenti, con un apparato di controllo sanitario che neanche la NASA. E però Manuela Fiori e tutti del Festival Tutte Storie vi salutano, vi fanno gli auguri e buon compleanno.